Ma come te ne sei andato domenica finita la partita? Arrabbiatissima, sono andata via. Ma per la prima volta, cioè, Per la prima, sì, no, normalmente che fai normalmente mi quando te ne vai? fermo, chiacchiero, discuto, no, sono andata via, arrabbiata. A me te, tu invece? No, deluso. Tu ne hai viste tante ormai, è Purtroppo. deluso da questa roba qui. Però Sì. dico, pensiamo a domenica, il Chievo alla fine poi c'è riuscito, proprio perché c'è riuscito il Chievo non ci possiamo riuscire noi, oppure ci possiamo riuscire pure noi, secondo me? Se smettessimo di avere paura, ci potremmo riuscire anche noi. È quella. No, non credo che sia soltanto un fatto. Secondo me bisogna smetterla con questo discorso che sta squadra è frenata psicologicamente. La squadra è modesta, è di modesta levatura tecnica. La qualità poi alla fine si vede, nel senso che domenica Frosinone ha fatto una delle più. No, un primo tempo bellissimo. Una partita più che dignitosa, Certo, forse la migliore. ma il primo tempo in particolare aveva colpito e del primo tempo, di tutta la partita, ne parliamo tra pochissimo. Buonasera, benvenuti alla puntata 14, la puntata Enrico, il nostro Enrico di Attenti a quei due. Che giocatore è Enrico? L'abbiamo, insomma, ogni tanto lo vediamo scaldarsi, qualche volta c'è, qualche volta non c'è, è uno È di questi giovani. giovane, sì, è giovane. Ce lo facciamo spiegare magari che tipo di giocatore è Enrico, insomma, li presentiamo subito, da mister Fabio Gerli, che magari ci racconta un po' che partita è stata, ci aiuta a capirlo direttamente. Poi l'altro ospite ormai, vabbè, insomma, ormai è troppo presente in televisione, ormai inflazionata la figura del professor Paolo Sellari, che ormai non so se noi lo rubiamo a quelli che è il calcio o quelli che è il calcio ce lo ruba a noi, non lo so. Boh. Ah, sicuramente quelli del calcio ruba a noi, cioè a noi qui, quindi. Vabbè, Elisa Ferrazzoli l'abbiamo vista adesso, come dire, gli astri nascenti del giornalismo di Frosinone, un altro ragazzo di, insomma, buone speranze, Amedeo Di Sola. Sto facendo un po' di gavetta. Un po' di gavetta, un po' di gavetta. Poi parleremo, abbiamo la fortuna stasera, Amedeo, gli abbiamo rubato un dolce campanile che è un regalo di Natale. Caso di lavorare sulla cultura popolare di questo posto e questa secondo me è una grande opportunità. In fondo parliamo del più importante poeta vernacolare, no, dialettale della provincia di Frosinone, tranquillamente. È il mio ultimo lavoro in ordine di tempo, spero. Sì, mi fanno segno dalla regia che c'è qualche problema. Intanto mi rubo il gelato di Elisa e nel frattempo che lo risolviamo. Cominciamo, va, entriamo direttamente su questo tema. Un grandissimo primo tempo, dicevamo prima, insomma, con i nostri ospiti. Stupefacente il primo tempo di Maiello, i grandi cambi di campo, la palla che veniva spostata da destra a sinistra, e quello era un segnale che questa squadra ormai una fisionomia ce l'ha. Cassata tra le linee, veramente ci ha conquistato. Fortunatamente, come dico sempre, esiste YouTube e quindi da questa trasmissione credo che dalla seconda di campionato che diciamo che Pinamonti e Cassata devono giocare, quindi insomma, veniamo confortati. E poi succede qualche cosa nel secondo tempo, ma cominciamo col primo. Che cosa ha funzionato nel primo tempo e che ci possiamo portare nella valigia e tirarlo fuori a Napoli, per esempio? Beh, io dico che mi unisco a quanto detto già da molti. Il primo tempo è stato convincente, hanno funzionato bene le catene, ma soprattutto ho visto un Frosinone che aveva grande personalità, ha giocato lungo e largo, soprattutto con ritmi molto elevati, con una grande intensità. A me è piaciuto molto nel primo tempo. Siamo riusciti a passare in vantaggio, ma diciamo così, nel secondo tempo poi qualcosa abbiamo subito un po' troppo, forse il ritorno del Cagliari probabilmente. E su questo vedo che c'è molta discrasia nelle opinioni perché non si riesce bene a definire se c'è stato un ritorno del Cagliari o comunque un nostro braccetto del tennista, come spesso si dice, no? Però ecco, io dico che paradossalmente nel secondo tempo, quando abbiamo lasciato un po' l'iniziativa, un po' troppa l'iniziativa al Cagliari, abbiamo avuto le maggiori possibilità per raddoppiare, perché come spesso accade, sì, in campo aperto abbiamo avuto diverse occasioni, poi l'ultima con Daniel, proprio all'ultimo minuto, è stata quella un po' più clamorosa. Però diciamo fondamentalmente purtroppo il Frosinone non sa vincere perché è l'unica squadra dopo il Chievo ad aver vinto solamente una volta.
E questo penso che, che sia demarchi un po' la differenza tra noi e le altre che ci sono davanti. Su questo dato poi torniamo, perché ci sono un paio di dati che stasera magari mettiamo sul tavolo e ci permettono, su questo, dicevo, su questo dato poi torniamo, perché ci sono un paio di dati che ci permettono di guardare da un altro punto di vista questa situazione qua. Rimango ancora sulla partita. Io a caldo, appena finita la partita, ho scritto il mio post su Facebook. Li ha tenuti a galla Cragno, con un portiere normale, il Cagliari 2-0 lo incassava. Parate, ha fatto tre parate clamorose e una difficile. No, sicuramente il portiere è stato il migliore degli aridani, ma al di là di questo noi non abbiamo avuto la capacità ed anche la forza di poter raddoppiare, perché se anche nel primo tempo, è vero quello che ha detto l'amico Fabio, nel secondo tempo, nonostante un predominio tecnico e atletico da parte del Cagliari, noi abbiamo avuto delle buone opportunità per raddoppiare, ma ce ne sono state alcune clamorose nel primo tempo. Purtroppo questa è una squadra che, se Daniel, che io stimo, voi lo sapete tutti, non ci sono le registrazioni, perché se Daniel non gioca al 100% delle sue possibilità e a volte non è messo nelle condizioni di poterlo fare, e questa squadra in fase offensiva non è che può vivere sui miracoli di Pinamonti. No, per pure che su un colpo di testa nel primo tempo di Daniel Ciofani, Cragno fa per me la parata dell'anno vista a Frosinone, e beh, sull'ultima occasione, beh, è una cosa un po' complicata. Bilancia Daniel sull'ultima occasione, però sì, viene sì, un po' strattonato. Tu perché sei andata a casa arrabbiata, Eli? Che cosa non ti ha convinto come tifosa? Mi hanno fatto arrabbiare i cambi. I cambi? Tantissimo, sì. Questo è un dibattito aperto. Che cambio non ti ha convinto in modo particolare te? I primi due? Cioè? Allora, io non avrei messo fuori né Cassata né Cipsa. Avrei sostituito sicuramente Campbell. Avrei sostituito invece Ciofani, perché io già lo vedevo in difficoltà da parecchio. Era da una decina di minuti che comunque faceva fatica. Quindi io avrei inserito Pinamonti al posto di Ciofani. E poi eventualmente un altro cambio a centrocampo, anche perché io non ho ancora capito Krisedig che giocatore è. No. Non è giocatore Krisedig. Krisedig è un è pochettino capitato qua per è un caso. Po' lento, diciamo, sì. Un po' lentino. Nel frattempo cerchiamo di recuperare Andrea, che lo abbiamo. Andrea, ci sei? Andrea. Ecco. Eccoci. Andrea, ciao, buonasera. Armando, buonasera a tutti in studio. Sei ancora sul ponte di Ceccano, mi dicono. Sì, è possibile. Sì, perché questa sera volevamo spostare un pochino l'attenzione su quello che ci sta accadendo intorno e che purtroppo, nonostante quello che ne pensiamo tutti, ci coinvolge un po' tutti quanti. Quindi leggeremo una lettera che ci è arrivata questa settimana, dopodiché parleremo di una cosa, ripeto, che ci sta succedendo intorno e che riguarda un po' tutti quanti. E vabbè, posso farti una domanda, Andrea? Come no? Ecco, la schiuma dove è arrivata? A che livello? Guarda, non voglio anticipare nulla, ma è un qualcosa che probabilmente la cosa che mi stupisce di più è che parecchie persone, parecchie gente di Ciociari e abitanti della Valle del Sacco non si rendono conto bene, non hanno ben capito che qualcuno ci sta avvelenando, per cui vogliamo spostare questa sera, vogliamo fare una cosa un po' diversa dal solito, mantenendoci sempre nell'ambito dello sport, però vogliamo appunto leggere questa lettera, poi ne parliamo a fine trasmissione. Infatti la cosa divertente e inquietante è che la schiuma si vede e quello che veramente di cui preoccuparci non si vede. Esattamente. Questo la tocchiamo, un tema che tocchiamo più tardi, questo qui. E Paolo, allora io che un po' dissento da quello che dice Elisa, perché io credo che il cambio di Cassata, come è successo settimana scorsa, era inevitabile, perché Cassata era già ammonito ed è un giocatore che ce l'ha
sì, il però, rischio ce l'ha. Ma allora, ma non si cambiano i giocatori perché sono ammoniti? Io, il problema è che l'alternativa magari è soltanto Grisedig. Ciano secondo me non era in condizione di essere un cambio e a questo punto mi chiedo perché Vloet non ha giocato. Paolo se l'ha. Aveva senso soltanto se mettevi uno con le più o meno le sue caratteristiche. Cioè una mezzala che si inserisce, Grisedig è un giocatore lento. Che allora, in teoria teoricamente c'era anche Soddimo allora, se serve una mezzala che si inserisce, certo. Teoricamente anche certo, Soddimo. Lo fa benissimo, lo sa fare benissimo anche Soddimo. Io ti dico, credo che a quel punto dopo il pareggio del Cagliari sarei passato a 4 dietro, anche perché abbiamo dimostrato che passando a 4, guarda la partita con la Fiorentina, qualcosa di buono abbiamo fatto. Quello che io continuo a non capire è l'ostinazione con cui in corso di partita non si riesca a cambiare modulo. Quella era una partita. Vabbè, te poi si è messo a 5 a un certo punto, no? Con le due punte davanti, sì, ma 5 tu a centrocampo. Metti a 5 con i due esterni che si abbassano, il gioco è sempre quello, una volta che ti chiudono le facce. Questo è qualche dato di questa partita. Poi, finita questa, ci prepariamo su un'altra grafica che secondo me può essere un elemento di riflessione che ci fa capire che la situazione per me è tutt'altro che compromessa in questa fase. Però restiamo sul tema della partita. La cosa positiva è che abbiamo scoperto di avere un giocatore serio, vero, che è Cassata. Allora, sì, Cassata è stato consacrato agli onori delle cronache come giocatore vero. Ma già con la Lazio per me era un giocatore. Sì, con la Lazio però poi si era un po' perso, vabbè, non so, forse qualche problema di allenamento, eccetera. Però abbiamo un asse Cassata Pinamonti che secondo me fa ben sperare. Il problema è vedere Pinamonti come può giocare in questa squadra, perché se Daniel è intoccabile perché è quello che ti fa salire la squadra e comunque è il trascinatore, o giochi 3-5-2 con Ciofani Pinamonti, però a quel punto soffri nella costruzione del gioco, oppure non però lo so. Il 3-5-2, oppure... Fabio, qua chiedo anche te, però il 3-5-2 con trequartista, e lì io ci metto Cassata, io. Però l'abbiamo già detto questa cosa, per mio modestissimo parere, poi posso anche sbagliare perché non assolutamente, secondo me potrebbe essere un'ottima coppia d'attacco, Pinamonti e Ciofani, con un 4-4-2, perché hai la spinta degli esterni, certo. Perché tu riesci a portarli entrambi dentro l'area di rigore. Beghetto, certo. Ormai è uno che spinge, Beghetto non è Molinaro. Però c'è una nota di cronaca, c'è stato il primo passaggio, il primo cross da parte di testa. Però mi sembra che la squadra a un certo punto di vista, no, doveva essere una squadra nelle prime giornate, è diventata una squadra, poi è diventata una squadra con qualche individualità e adesso è una squadra con diverse individualità. E io prego la regia di mandarci quest'altra grafica, non per fare l'ingegnere, ma secondo me questa fotografa la situazione e ci dà dei concreti segnali di speranza. Poi segnali di speranza non significa speranza. Questo è un ragionamento appunto che mi ha sottoposto Mirko Morelli, che lo ringrazio, insomma, ha dato uno stimolo importante. È facile, verde vuol dire che sono le vittorie, il giallo sono i pareggi e il rosso sono le sconfitte. Dalla 12ª alla 20ª di questo campionato, nelle ultime 5 partite, quindi parliamo di 45 partite, queste squadre qui hanno vinto soltanto 5 volte. Quindi esiste un campionato dove si stravince e un campionato dove si annaspa. Ripeto, su 45 partite 5 vittorie. Di queste 9 squadre, soltanto l'Empoli ha fatto un punto in più di noi e del Cagliari. Quindi, se noi dovessimo guardare le ultime 9 giornate di campionato, noi saremmo una delle squadre che noi abbiamo fatto meglio della Fiorentina, del Genoa, della Spal, dell'Empoli, dell'Udinese, del Bologna e del Chievo. Diciamo che attendere, questa potrebbe essere. Lungo l'ha detto, sei partite, le prime 6 sono state. Sì, quello l'ha detto Lungo, ma l'ha detto il portiere Sportiere. No, ha specificato che speriamo che non possano comprometterci praticamente il giorno di ritorno, perché se posso darvi anche io un dato statistico, mi sono dilettato oggi un po' così. Se facciamo una media delle ultime 3 stagioni, se mi sono fermato a questo, della quota salvezza, la media è 36 punti, perché nel 2018 è stato 36, nel 2017 33 e nel 2016 quando c'eravamo noi 39 addirittura, però sono una media 36, giusto pour parler. Noi dovremmo fare nel giro di ritorno 28 punti su 24 partite attualmente per arrivare a 36.
è veramente una cifra altissima, eh? Altissima. Perché nel girone di ritorno è più difficile fare punti. Il problema, secondo me, non è tanto fare corsa sul Bologna, sull'Udinese, sull'Empoli, sì, eccetera. Tu devi pensare a te stesso, tu devi sapere che hai una quota salvezza che è fissata molto ottimisticamente, Fabio dice a 36, perché negli ultimi tre campionati è stato così, però diciamo come sacramento la quota, sì, la quota salvezza è sempre 39, stata fissata 40, in 40, sì, va bene, possiamo scendere, vista la modestia dei risultati che tu ci hai fatto vedere, possiamo scendere a 38, possiamo anche scendere a 37, però se tu non giri, se tu non ti presenti al giro di boa con la metà di questi punti o poco meno, poi nel girone di ritorno sarà più complicato poterla raggiungere. Guarda, io e qua chiedo poi una battuta a tutti, io credo che se noi girassimo già 14-15 punti sarebbe un bel segnale per il mercato, perché riesce a fare un mercato in modo credibile, la gente dice vabbè, sai che c'è. Armando, scusami tanto, leviamola sta favoletta del mercato, conta. Che il presidente Stirpe interverrà sul mercato se avremo certi punti o non interverrà. Beh, hanno detto che facevano delle valutazioni alla fine. Che facciamo? Questo hanno detto loro. Sì, ma è una cosa assurda, pazzesca. Che facciamo? Dichiariamo ufficialmente che vogliamo retrocedere? No, vabbè, poi la società avrà degli obblighi con gli sponsor, col pubblico, con gli sponsor, per carità. Ma c'è gli obblighi con 10.000 abbonati? Chiedo una cosa velocissima, perché abbiamo già il primo collegamento che incombe. È meglio, chiedo a Paolo, poi facciamo il giro velocissimo, è meglio il mischione o è meglio che puntiamo a due squadre e buonanotte? Per dire, il pareggio tra Spalle e Empoli, dobbiamo essere contenti di questo pareggio tra Spalle e Empoli o sarebbe stato meglio che avesse vinto per esempio per regola la spartizione dei punti è sicuramente meglio della vittoria di uno dell'altro, quindi io mi auguro tutti i pareggi, chiaramente una o due vittorie da parte nostra, quindi sicuramente, però guarda, il problema, io sono d'accordo con Amedeo, il problema è che non c'è la materia, cioè il problema è che non c'è gioco. La frase di Sportiello a fine partita si fa dura, detta da Sportiello, che se vogliamo è il giocatore più rappresentativo e di non ha detto soltanto a parte Daniel è il giocatore più rappresentativo, anche perché è il migliore in campo ormai dall'inizio del campionato. A me quello un po' preoccupa. Poi, per carità, io sono quello che fino a quando la matematica non ci condanna andrò allo stadio a urlare e ci crederò sempre, però dei segnali preoccupanti, insomma, ci sono. Sportiello ha detto anche un'altra cosa, per tornare, insomma, Sportiello dice non è possibile difendere l'1-0 in Serie A perché prima o poi il gol lo prendi, e in qualche modo critica un po' le scelte di Longo, lo fa in maniera verata, però lo fa l'atteggiamento, magari, l'atteggiamento la perché forse, infatti chiedo alla regia se ci preparano una telefonata con la nostra prima telefonata, perché insomma, voglio dire, inserire Grisedig e Pinamonti, in realtà Pinamonti chi avrebbe dovuto da chi doveva essere servito? Perché poi il centrocampo a un certo punto le palle da chi dovevano arrivare? A Pinamonti e a Ciofani? Cioè questo è il grande enigma. E poi un'altra cosa, Ciano, ok, al 38esimo quanto tempo ci vuole per farlo entrare? Come abbiamo detto, vabbè, di tutte quante queste cose insomma approfitteremo della cortesia, della penna, insomma in questo momento della voce di Fabio Massimo Splendore del Corriere dello Sport, che ha firmato la cronaca della partita per il Corriere lunedì mattina. Ciao Fabio, buongiorno, anzi buonasera, ciao. Che è meglio. Ciao, buonasera. Come insomma, magari in questi frammenti che hai carpito al telefono, diciamo che le direttive dell'analisi di questa partita sono due. La prima è Cragno, è una specie di marziano che ha tenuto in vita la squadra per almeno 60 minuti. La seconda invece è la gestione dei cambi che è stata fatta da Mister Longo e la comunicazione che questi cambi hanno dato alla squadra, cioè un atteggiamento diverso che poi ha portato al pareggio. Cominciamo con ordine, Cragno 7,5 gli hai dato. Sì, sì. Beh, insomma, Cragno ha sicuramente indirizzato la partita in un modo, perché facendo gli interventi che ha fatto, due su Ciofani, uno su Beghetto,
uno anche sul CBSA, magari la conclusione lì poteva anche essere, lui ha cercato di piazzarla e comunque il portiere del Cagliari ci è arrivato. Quando un portiere fa tre o quattro parate di questo tipo, bisogna anche insomma maledire un pochino la sfortuna, perché c'è stata la possibilità di incanalare la partita immediatamente sul risultato di 2-3-0 e di chiuderla clamorosamente. E da questo punto di vista, come dici tu, il ruolo di Cragno incide sulla prestazione del Frosinone. Poi, secondo me, il calcio risponde sempre a delle leggi che non sono scritte, ma che esistono, e purtroppo penso che tanti di noi, vedendo quella partita, hanno cominciato a pensare che magari nel secondo tempo potesse prendere una piega differente, perché o i gol li sbagli, in questo caso secondo me non sono stati sbagliati, ma di fronte hai trovato un portiere che era in una giornata straordinaria, poi insomma Cragno è comunque un portiere di valore e di qualità, e poi ti può succedere che arriva la fortuna gira dall'altra parte e arriva il pareggio del Cagliari, e mettiamoci anche il fatto che se Ionita non è timido e ci mette una certa determinazione, il Frosinone può trovarsi addirittura a perdere una partita. Devo dire che se questo fosse stato l'avrebbe persa assolutamente. Sì, sarebbe stato profondamente ingiusto. Infatti io su un aspetto che accennavi adesso volevo tornare. Tu nella tua cronaca hai parlato di cambi non sbagliati da parte di Longo. Pinamonti sarebbe stato il giocatore che magari riportava la squadra in alto insieme a Ciofani, perché si era un pochettino schiacciata. Sì. Cassata era già ammonito e... Secondo me, ragazzi, cioè bisogna fare. È chiaro che poi nell'economia di una partita un cambio si può discutere o si può valutare in un modo o nell'altro. Io credo che in certe partite, penso a quando c'è stato l'inserimento di Pinamonti, Longo le abbia anche cambiate le partite in corso. E credo che, per esempio, riportare Ariaudo al centro della difesa da qualche partita abbia poi coinciso con un cambio di rotta della stagione del Frosinone, che è sicuramente una stagione in salita, e questo bisognava prevederlo dall'inizio. Però ecco, secondo me, io l'ho visto tre volte quest'anno il Frosinone, mi sento di dire che oggi la squadra che vediamo scendere in campo è più squadra, vive di maggiori certezze, vive su un asse che probabilmente doveva essere ancora trovato e collaudato, anche perché sono state fatte delle scelte sul mercato e l'allenatore queste scelte in qualche modo all'inizio le ha assecondate. Però oggi secondo me si può dire che Sportiello, Ariaudo, Cizza, e mettiamoci Campbell, Lociano, Ciofani, insomma rappresentano secondo me la struttura forte di questa squadra, che poi ha anche nei due esterni ha trovato una maggiore, anche da questo punto di vista, un po' più di convinzione, un po' più di aggressività. Cioè, all'inizio Zampano e Beghetto erano comunque molto bloccati, Beghetto addirittura all'inizio mi sembra era bloccatissimo poco, perché era sedeva in panchina, cioè era proprio molto bloccato, cioè. Esattamente, esatto, quindi vedi bene che poi secondo me le cose piano piano si stanno mettendo bene, per quanto all'interno di una stagione che sappiamo essere complicata, perché adesso arriva il Napoli, e sicuramente io ho visto il Frosinone con l'Empoli, e questo purtroppo è un altro punto di cui bisogna rammaricarsi, perché la classifica poteva dire assolutamente un'altra cosa. Io ho scritto anche questo, cioè il Frosinone oggi poteva stare a un punto dal Bologna e insomma probabilmente vivere anche con maggiore serenità l'incontro con il Napoli, dove insomma non è che devi andare a prendere punti lì, però poi nel calcio non si sa mai. Comunque dicevamo prima di collegarci che abbiamo analizzato un po' le ultime 9 squadre in classifica, quindi dalla 12ª alla 20ª, in queste 45 partite che hanno giocato queste squadre ci sono state soltanto 5 vittorie, e di tutte queste squadre qui meglio del Frosinone ha fatto soltanto l'Empoli, poi ci siamo noi, insomma, e noi è il Cagliari.
Io credo che noi non siamo più in condizioni di poterci, come si dice da queste parti, capare le partite. Abbiamo visto che ormai tutti fanno punti con tutti in questo campionato. Frosinone, è vero che il gettone Napoli è già sceso con il Chievo, non, è difficile che riscenda stavolta, però noi ormai dobbiamo anche comunicare, se, dimmi se sei d'accordo, se è razionale questo atteggiamento, se, come lo valuti tu. Sì. Noi a Napoli non dobbiamo andare con le 2-3 riserve perché ci dobbiamo tutelare per la partita dopo, noi lì dobbiamo andare, se si riesce a far punto si fa punto e se non si fa punto non si è fatto punto, non so se sei d'accordo tu. Cioè, non vorremmo cioè, perdere un po' di razionalità, ma secondo me un elemento di razionalità in questo momento qui è questo. Sì, in linea di massima posso dirti che concordo, bisogna anche dire in termini assoluti che alcune volte la gestione delle risorse diventa necessaria e importante, perché comunque è inevitabile che certe volte tu sei portato a dire, non a dire scendo in campo e perdo, ma a dire se devo gestire una determinata situazione, se i parametri fisici di un giocatore magari mi dicono che sta un pochino in sofferenza, preferisco tutelarlo in una partita e metterlo in un'altra. Io dico che sono d'accordo con te sul fatto che l'atteggiamento non deve mutare, cioè, e da questo punto di vista credo che in qualche modo ci sia una spensieratezza di fondo quando vai a giocare con il Napoli, con la Roma, con l'Inter, con la Juve, che in qualche modo puoi trovarti a dire che poi alla fine ti può giovare. E da questo punto di vista, secondo me, non bisogna mai pensare questa è una partita che non vinco. Infatti sì. Guarda, pensare ho una domanda velocissima, sì. Del tuo collega Amedeo Di Sora. Sì, ciao Amedeo. Fabio. Ciao Amedeo. Io non sono d'accordo sul fatto della spensieratezza. Magari il Frosinone scendesse in campo con spensieratezza quando affronta queste squadre. Frosinone lo fa con un timore che non dovrebbe far parte del suo bagaglio. Il Frosinone, io ti faccio una domanda secca, tu hai visto il Frosinone 3 volte, io l'ho visto sia pure con i limiti dovuti al mio problema, l'ho visto tutte le partite che ha disputato quest'anno questo campionato. Io mi sono fatto un'idea che Frosinone, sotto il profilo della qualità tecnica, parlo di qualità, sia una squadra nettamente inferiore a tante altre, purtroppo. E non sono molto ottimista, anche perché abbiamo un allenatore che è un integralista del 3-5-2 e che non mi dà la possibilità, non mi regala certezze e neanche speranze per il futuro, indipendentemente adesso dal discorso Napoli, eccetera. Io dicevo prima del collegamento con te che noi non dobbiamo vedere con chi giochiamo, noi dobbiamo cercare di raggiungere metà della quota salvezza alla fine del girone di andata e, se siamo un po' sotto, cercare di fare questo miracolo nel girone di ritorno. Sei d'accordo? Questo assolutamente sì, Amedeo, ma io quando parlavo di spensieratezza forse nella testa avevo l'idea di usare un termine ancora più appropriato, che è l'incoscienza, che secondo me fa parte dell'atteggiamento che ti fa dire io la partita me la gioco. Probabilmente noi diciamo la stessa cosa prendendola da due punti diversi. Secondo me la partita me la gioco e vedo quello che succede, perché magari riesco a fare un colpo clamoroso. Io mi ricordo che nel primo anno, no, di Serie A il Frosinone pareggiò con la Juventus, quindi sì. Da questo punto di vista, secondo me, intendevo in questo spensieratezza, cioè in certo. Un'incoscienza che ti fa dire io me la vado a giocare comunque. E su questo beh, sono... Infatti sì. Fabio, un'ultima domanda secca e ti ringraziamo. Meglio il mischione lì sotto o meglio che un paio di squadre precipitino secche senza tante questioni? Diciamo che in questo momento secondo me bisognerebbe sfruttare le difficoltà che sta vivendo il Bologna, e lo dico chiaramente dall'ottica del Frosinone, sì. Ed ecco perché dico che c'è il grande rammarico per la partita con il Cagliari, perché in questo momento tra le squadre di coda il Frosinone mi sembra una squadra che sta galleggiando in una situazione potremmo dire di
piatta, ci sono invece squadre che stanno scendendo, precipitando, SPAL, per esempio la SPAL, il Bologna, il Genoa, queste qui. Esattamente, quindi probabilmente in questa fase qui, nel missione, come lo chiami tu, si può provare ad andare a recuperare punti e magari svegliarsi un lunedì e trovarsi con la testa che ti porta magari un po' al di fuori della... Va bene, Fabio, grazie tanto. Noi, come sai, torneremo a disturbarti più avanti nel corso di questo campionato. Intanto ti ringrazio, un abbraccio, buon lavoro. Grazie, grazie a voi, buon ciao. Lavoro. Ciao. Ciao. E eccoci qui, confortati dalla speranza mischione di Fabio Massimo Splendore. Noi ci fermiamo 2 minuti, ci ritempriamo con un caffè e ci vediamo subito dopo con l'edicola del professor Paolo Sellari. A tra poco. Rieccoci qui, che ormai il Frosinone faccia parte della nobiltà calcistica italiana, lo testimonia il fatto che, per esempio, Frosinone-Napoli sta diventando un classico da un po' di anni, in tutte le categorie, dalla Serie C alla Serie B alla Serie A. Ecco, a ripercorrere questa storia interessante, mentre noi ci prendiamo un buon caffè, ci penserà il professor Paolo Sellari. Paolo. Grazie Armando. Allora, il primo incontro tra Frosinone e Napoli fu in realtà un amichevole dell'81, celebrativa del nostro splendido campionato che ci proiettò in Serie C2, quello del Frosinone di Alberto Mari e dell'imbattibilità del campionato appunto 80-81. Fu un amichevole, tra l'altro, di lusso, perché vide calcare il terreno del Matusa i piedi, diciamo, nobili di un certo Ruud Krol, che era il capitano e l'asse portante della difesa dell'Olanda, che tutti quanti ricordiamo che era stata l'Olanda di Cruyff, di Rensenbrink, dei fratelli Van de Kerkhove, eccetera. E dopo 24 anni ci fu il primo incontro ufficiale, di cui vediamo le immagini. Fu un incontro del 18 dicembre del 2005, fu l'inizio degli incontri tra Reja e Iaconi, furono sostanzialmente 4 incontri per 2 anni di seguito, i primi 2 in C1, poi in Serie B, un incontro che, come si può vedere dalle immagini, con lo stadio gremito, il Matusa gremito da 8.000 spettatori, finì 3-1, fu espulso Ischia dopo non molto nonostante ciò Mastro Nunzio portò in vantaggio a Frosinone, che poi il Napoli ribaltò con una doppietta di Bogliasino e un gol di Pia. Avevamo visto che il terreno di gioco era in condizioni abbastanza drammatiche. Il 30 aprile della girone della partita di ritorno, il Napoli ci ospitò una partita che cominciò con i fuochi d'artificio in campo. Credo che oggi non possa essere possibile una cosa del genere, perché festeggiava sostanzialmente la promozione. Il Napoli arrivò primo, il Frosinone poi passò ai playoff in Serie B con il Grosseto, come ricorderemo. Andammo in vantaggio anche in quel caso con Mastro Nunzio, poi pareggiò il Pampa Sosa, che in quell'occasione, come possiamo vedere, portava la maglietta numero 10. La maglietta numero 10 era stata ritirata dopo l'addio di Maradona al Napoli, e in quell'occasione, proprio con il consenso di Maradona, Sosa poté indossare la maglia numero 10 per una data che loro ritennero storica. Guardate le immagini di un San Paolo assolutamente gremito per essere una Serie C, anche se poi in realtà la curva B era in protesta con la società. Ci fu poi un altro incontro al San Paolo, un altro 1-1, il 2 di dicembre del 2006 in Serie B, e fu la famosa partita dei petardi. Rigore di Lodi ci portò in vantaggio dopo interruzioni De Laurentiis e Marino che entrarono in campo, insomma una farsa sostanzialmente. La partita riprese e l'arbitro, se non ricordo male, era Orzato di Schio, un arbitro che non ci ha mai portato particolarmente bene. Il Napoli pareggiò con Bogliasino. Giocava tra l'altro in quella squadra De Zerbi, attuale allenatore del Sassuolo. Il 21 aprile del 2007, il girone nel ritorno, 10.000 spettatori accolsero il Napoli a Frosinone, che andò in vantaggio con Castillo. Poi ci fu il pareggio sempre del Pampa Sosa e un eurogol di Trotta a 2 minuti dalla fine, in realtà con un giocatore del Frosinone che era a terra, quindi ci furono anche molte proteste da parte dei giocatori e
del pubblico, però ecco, un Eurogol davvero splendido di Trotta ci condannò alla sconfitta, dopo che Dedic aveva anche preso un palo appunto sull'1-1. Ecco, vedete che Trotta entrò dalla panchina a sostituire Calaiò e un suo Eurogol diede la vittoria insperata al Napoli. Da quella partita all'altro vide la presenza di tutta la vecchia guardia. Sellone volle dare a tutta la vecchia guardia del gruppo storico della C1 la possibilità di concludere e di fare l'ultima apparizione, perché è l'ultima di campionato in Serie A. E non ci fu un clima amichevole tra l'altro in quella partita, ricordiamo che i tifosi furono bloccati al casello di Napoli per più di mezz'ora e arrivarono in campo allo stadio molto tardi. Niente, in conclusione, 2-3 al San Paolo le abbiamo pareggiate, come dice il proverbio non c'è 2 senza 3, speriamo che almeno un punto sabato prossimo si possa strappare. Grazie Paolo, grazie, veramente un auspicio anche questo basato sui numeri. Mentre chiedo alla regia di preparare l'ultimo nostro collegamento, io mi ricordo di quella partita in casa, la prestazione in mezzo al campo di, come si chiama, Alan sembrava un robot che decideva di prendere il pallone, prendere e portare via, fu veramente una cosa inquietante. E, se è pronto il collegamento, ce l'abbiamo? Vabbè, insomma, come ce la portiamo a casa sta partita? Un punticino, come ce lo riusciamo a portare, Fabio? Poi chiedo a Medeo e chiedo pure... Vabbè, è chiaro che stesso discorso, se non addirittura più difficile della partita di Milano contro l'Inter, però io mi riallaccio al discorso che facevi tu proprio all'inizio della trasmissione. Tutte le squadre comunque riescono, bene o male, sono riuscite a rosicchiare qualche punto... Con le grandi noi siamo ancora a secco da questo punto di vista, speriamo che per la legge dei grandi numeri si possa portare un punto dal San Paolo, certo. Però diciamo che i valori sono veramente netti. Ok, e ce l'abbiamo il collegamento, di questo siamo particolarmente contenti di ospitarlo, insomma l'abbiamo inseguito e lui con grande cortesia ha dato la disponibilità e non saprei nemmeno come definirlo, ma diciamo la voce storica, il punto di riferimento dei tifosi napoletani, voce radio televisiva, Raffaele Auriemma, buonasera da Radio Marte, buonasera Raffaele. Pronto? Pronto Raffaele, ci senti? Vabbè, insomma, cercheremo di sistemare questo collegamento al volo. Con chi ci andiamo? Facciamo i calcoli, Maiello è diffidato, Maiello non è diffidato, Amedeo, tu come pensi? Non sono d'accordo su queste considerazioni che un tecnico deve fare. Devono andare in campo gli 11 che durante la settimana lui ha visto che offrono maggiori garanzie sul piano del rendimento. Stop. E poi vediamo quello che succede. Raffaele, ci senti adesso? Pronto? Vabbè, un poco complicato questo benedetto collegamento telefonico, cercheremo di risistemarlo, riproviamo. Elisa? Sì. Per finire sì, scusami Amedeo, scusami. Andare in campo, cercare di dare il meglio, giocare senza nessun... diciamo, timore e calcolo. Ma nessun calcolo, fare la... Appunto, noi da questa partita non abbiamo quasi nulla da perdere e... molto ma molto da guadagnare, quindi i ragazzi devono cercare di dare più del massimo e cercare, pensare che una tantum, anche la dea bendata ci dia una mano e perché no, riuscire a strappare come è successo a Chievo un punticino, come è successo a noi allo Stadium con la contro Juve. La Juve. Chiedo a Elisa, che magari c'è notizie da Radio Tifosi, prevediamo una trasferta popolata, popolosa? Sì, vuoi perché è festa, vuoi perché è vicino, è molto vicino, immagino di sì. Paolo, andiamo con l'autobus davanti alla porta, secondo te, o invece mettiamo 2-3 quartisti dietro la punta? Guarda, è quello che spaventa è la velocità del Napoli, cioè la velocità del noi... soffriamo le squadre veloci, il Napoli è una squadra che sa giocare a pallone per Cancelotti allo stato attuale, è forse il miglior allenatore che c'è in Italia, forse anche superiore ad Allegri, perché con il materiale che ha, che non è quello di Allegri, riesce comunque a stare
sulla scia della Juve. Ma è una quindi, scia lunghina, è una scia lunga, 8 certo, punti soltanto, 8 punti, e questo, ecco, recuperare 8 punti alla Juventus assolutamente, ma è praticamente impossibile, no? Sentivo l'altro giorno in televisione che la Juve, se giocasse una Juve B, arriverebbe seconda in questo campionato, e probabilmente è vero. Certo, le difficoltà tecniche e tattiche ci saranno, però la palla è rotonda, la partita comincia 0-0 e quindi speriamo in un miracolo, dai. Allora, speriamo che Sportiello faccia il cragno E poi speriamo pure che ci dica una volta tanto bene. Quest'anno non ci ha mai detto bene, no, insomma, bisogna dire una cosa, che se il Napoli in qualche limite lo ha palesato nella gestione di eventi tutto sommato non tanto lontani tra loro. Cioè, la partita da dentro e fuori di Champions nella settimana che viene probabilmente potrebbe condizionare il rendimento del Napoli, con tutto sommato la testa. Raffaele, buonasera, ci senti? Sì, ciao. Oh, Raffaele, siamo particolarmente contenti di sentirci. Abbiamo temuto che di non riuscire a fare questo collegamento. E entriamo subito in questo Frosinone Napoli. Potrebbe essere questa, cioè, un problema per il Napoli, la partita da dentro o fuori in Champions, nel preparare invece la partita con il Frosinone, tutto sommato un avversario abbordabile che fino a questo momento con le grandi ha sempre sofferto, oppure addirittura in qualche caso preso delle imbarcate? Vedendo quanto accaduto, sì, probabilmente potrebbe essere un problema, però credo che il Napoli abbia ormai trovato una continuità di rendimento tale che quella partita contro il Teramo, finita 0-0 a San Paolo, rappresenti soltanto un episodio sul quale si possa anche sorvolare. Ormai è stato un incidente di percorso, cosa che succede agli esseri umani. Poi c'è la Juve che non sveglia quasi mai ed è difficile rapportarsi alla stessa, quindi è giusto concentrarsi sulla Champions, come il Napoli sta facendo, ma è altrettanto obbligatorio tenere vivo il campionato, perché sembra che questo compito spetti soltanto al Napoli. Favolosa di Ancelotti, sembra quasi che la rotazione, non esistano più i titolarissimi dell'anno scorso, ma la rotazione dei giocatori permetta anche di gestirle da un punto di vista tecnico, anche tattico, abbastanza tranquillamente queste partite. Ieri per esempio è stata un'altra partita vinta da Ancelotti, che decide a un certo punto di mettere Arkadiusz Milik, e Milik risolve la partita. Tu che Napoli hai visto ieri, per capire anche che Napoli ci aspettiamo noi in questo prossimo appuntamento? Il Napoli della maturità, perché una partita come quella di ieri probabilmente non l'avrebbe vinta la squadra dell'anno scorso, di 2 anni fa, per una questione proprio legata all'approccio, alla capacità di modificarsi all'interno dello stesso match. Il Napoli, così come cominciava, la finiva la partita. Ora invece è una squadra, un tempo si diceva camaleone, una squadra che sa interpretare il pensiero di Ancelotti. Ieri, pur non brillando in tanti dei suoi elementi nel complesso come squadra, ha avuto la freddezza di segnare un gol a 5 minuti dalla fine, quando ormai il risultato sembrava essere fermo sul 1-1. Però io sentivo dire i titolarissimi ora non ci sono più, ma non è vero, anche adesso ci sono i titolarissimi e tutte le squadre hanno i titolarissimi. Nel Napoli ci sono alcuni calciatori, per la precisione 11 calciatori, quindi una squadra titolare, che ha superato i 1000 minuti giocati nell'ambito di tutta la stagione attuale, quindi parliamo di 19 partite del Napoli. Sono 1000 minuti giocati da Hamsik fino a Kalidou Koulibaly, che è quello sempre utilizzato con 1710 minuti. Ma dopo Hamsik c'è Fabian Ruiz, che soltanto adesso sta giocando con maggiore frequenza, che ha 879 minuti. Quindi diciamo che la favola che sono tutti intercambiabili nel Napoli non c'è, come non c'è da nessun'altra parte. Soltanto che altrove, dico la Juventus per rappresentare la squadra top di questo momento, quando fanno questo turnover non se ne accorge nessuno. Cioè, anche quando ci sono calciatori che giocano 256 minuti, entrano in campo, rendono come uno che ne ha giocato 1710.
E questa è la differenza. Il turnover lo fanno tutti quanti, ma i titolarissimi rappresentano un fondamento sul quale tutte le squadre al mondo riescono ad avere, grazie al fatto che hanno un affiatamento. Ma il Barcellona che ha vinto tutto non giocava sempre con Messi tutte le partite. No, ma guarda, quanti cambi faceva Così, probabilmente se c'è una differenza rispetto al passato è che prima veramente potevamo mettere l'orologio sul minuto del cambio e sul cambio che sarebbe stato operato da Sarri. Adesso diciamo che Ancelotti opera con un po' più di imprevedibilità. Diciamo che la differenza rispetto al passato è che con Ancelotti non ci sono calciatori a zero minuti come l'anno scorso, ma ne avrai almeno uno a 91 minuti come Luperto. Cioè tutti quelli che sono disponibili hanno giocato, anche se poco, ma hanno giocato, mentre con Sarri questo non succede. Senti, c'è nella vostra, insomma, nel vivere la squadra la consapevolezza che si possano accorciare questi 8 punti dalla Juventus, oppure la Juventus gioca un campionato a parte da 110 punti e non ne parliamo più? No, la Juventus gioca un campionato a parte, questo lo sappiamo tutti già da tempo. Se poi a questo campionato raggiungi qualche particolare episodio favorevole da parte degli arbitri, allora ti scoraggi completamente anche di fronte all'idea di dire vabbè, fammi stare 3-4 punti dietro, non si può mai sapere. Ma questa non è un'accusa alla Juventus, attenzione, la Juventus le partite le vincerebbe anche senza certe distrazioni arbitrali, perché è troppo più forte di tutte quante le altre. Questo determina un sentimento di scoramento da parte di tutti quanti gli altri. Cioè chi reagisce come il Napoli, che va avanti a prescindere da altri, magari dicono ma a me chi me lo fa fare di lottare, tanto devo arrivare nelle prime quattro, chi se ne frega di sbattermi per lo scudetto. Allora, ecco, fino a quando ci saranno questi disvalori all'interno del campionato di Serie A, sarà sempre corretto parlare di una squadra che ha già vinto il torneo e delle altre che proveranno ad inserirsi nella corsa centro. Senti, la stanno già preparando la partita col Frosinone, oppure insomma, avendo giocato ieri, oggi è stata una giornata... No, oggi no. No, da domani si prepara la partita con il Frosinone, che è una squadra che a me piace molto. Tu pensi che ci siano cambiamenti? Rispetto alla formazione che abbiamo visto ieri a Bergamo, pensi che ci siano dei cambiamenti? Immagino di sì. Magari qualche cosa è già stata ventilata oggi in giornata, oppure ancora è veramente tutto avvolto nella nebbia? No, oggi non si sono allenati, quindi non si può sapere. Magari, non so, fosse circolata già qualche ipotesi nelle... Non ci sono, sono a riposo, quindi le facciamo noi le ipotesi, non è che circolano. Certo. Perché magari le facciamo noi. No, la ripresa degli allenamenti è domani mattina. Ipotizzo che magari in porta possa esserci qualche novità contro il Frosinone, si parla addirittura di un esordio di Meret, ma ancora presto per dirlo, bisognerà aspettare tra venerdì e la giornata di sabato mattina. Per quanto riguarda gli altri, sappiamo, i soggetti alternati sono sempre quelli, vedremo Ancelotti chi deciderà di far giocare. Perfetto, va bene, vuol dire insomma ti seguiremo sui social per cercare di capire qualche cosa e presentare nella maniera migliore la partita di sabato. Raffaele, intanto ti ringraziamo tanto, un abbraccio, un grande ringraziamento. Ciao, buona serata, buon lavoro. Grazie a voi, buon proseguimento di programma. Grazie, ciao. E eccoci qui, quindi chiudiamo questa parte dedicata alla partita di Napoli, d'altronde è successo da poco, da nemmeno 24 ore che questi hanno giocato. Sicuramente Ancelotti, uno dei titolarissimi di cui parlava Oriema, lo mette a riposare. Lo farà riposare. Ma rientra nella logica proprio dei comportamenti di un tecnico, no? Sa anche... In funzione proprio della partita di Frosinone, anche perché affronta non l'Inter, la Roma o la Fiorentina, affronta una squadra modesta e di conseguenza, se fa tirare un po' il fiato a qualcuno dei titolarissimi, oppure ne prova qualcuno. La prova di Meret, che è infortunato per tanto tempo e che rientra in campo. Anche qui il portiere del Napoli, abbiamo non visto anche l'Inter col Frosinone, no? Che ha comunque, che comunque poi alla fine ha messo la settimana della Champions, è auspicabile, ma è normale, è normale, un qualsiasi allenatore agirebbe così.
a proposito di normalità, dobbiamo cercare di salvare la pelle del povero Andrea Santa Caterina che si era assiderato sul ponte di Ma Cecchiano. Non è che è stato avvolto dalla schiuma? No, no, speriamo di no. E mi fa tanto piacere a questo punto, ecco, fare uno strappo rispetto a questo programma e arrivare a ragionare di cose che ci interessano sempre e direttamente tutti. Andrea, a te la linea, Andrea. Subito al dunque e vi leggo quello che ci è arrivato in redazione. Ciao Silue, ciao Armando, Stefano e Paolo. Mi chiamo Matteo e sono ciociaro. Vi scrivo perché sono ovviamente un tifoso del Frosinone e seguo la vostra trasmissione quando mi è possibile. Ma soprattutto vi scrivo in quanto sono il papà di Guido, che ha 7 anni e che tifa anche lui i canarini. Anche Guido segue con piacere la vostra trasmissione. Quando possiamo la guardiamo insieme, così come facciamo con le partite del Leone. Spesso non riusciamo a vedere la diretta, ma per fortuna troviamo sempre una soluzione su Facebook o su YouTube. Guido si diverte molto, soprattutto quando inquadrate Paolo. All'inizio non capivo, Paolo veniva inquadrato e Guido iniziava a ridere. Poi una volta, vedendolo di nuovo chiuso lì dentro al suo gabbiotto, Guido mi ha chiesto: «Papà, ma quel signore poi lo fanno uscire dall'edicola?» Io sono scoppiato a ridere, gli ho detto che no. Paolo in effetti vive lì dentro e che voi gli portate da mangiare ogni martedì quando arrivate negli studi di Extra TV. Guido a quel punto è rimasto un po' perplesso e mi ha guardato strano. Probabilmente si sarà chiesto come faccia uno a sopravvivere mangiando una volta a settimana dentro una specie di edicola. Di Armando invece Guido dice che è molto bravo e che potrebbe lavorare a Sky. Di Stefano dice che fa delle facce strane e non sa se è permesso farle in televisione. Qualche volta capita anche che Guido si addormenti durante la puntata. Succede di solito quando parla Andrea, perché dice che non capisce le sue battute e gli sta pure un po' antipatico. Quando si addormenta io esco dalla sua stanza e lo lascio riposare. Il fatto è che la cameretta di Guido non è in casa nostra, ma è in ospedale. Mio figlio infatti sta combattendo contro una malattia terribile e il brutto, lo sapete qual è? Che i medici che hanno in cura Guido sostengono che il tumore che lo ha colpito sia stato causato da una specie di avvelenamento. Sì, avete capito bene, Guido è stato avvelenato dalle cose che ha mangiato, bevuto, respirato. Cose che arrivano dalla nostra amata terra. Ecco perché vi ho scritto in questi giorni dopo che ho visto il sacco ridotto a una specie di fiume di schiuma. Perché penso a quanti altri bambini dovranno soffrire come ha fatto Guido, magari senza poi avere la stessa forza di reagire che ha avuto lui. Che poi in nome di cosa questi assassini ci ammazzano così lentamente? Che vengano a rispondermi guardandomi negli occhi. Sono mesi che Guido lotta e lo fa con la forza di un leone e non potrebbe essere diversamente. Per fortuna, e questa è una buona notizia, sta vincendo lui. Se non avessi avuto questa buona notizia da darvi, probabilmente non vi avrei scritto. Spero tanto un giorno di portarlo in curva appena metterà fuori piede fuori dall'ospedale, perché non vedo l'ora di vedere la faccia che farà quando salirà quegli scalini. Vi abbraccio, Matteo. Io ho due notizie adesso, dopo quello che abbiamo letto e quello che abbiamo visto poco fa. Una notizia buona e una notizia cattiva. La notizia buona è che questa lettera qua è falsa, l'abbiamo scritta noi della redazione. La notizia cattiva, cattivissima, è che quello che avete visto un secondo fa, il fiume schiumato, è vero, è reale. Quindi io questa sera non voglio tanto rivolgermi a quegli assassini che stanno avvelenando una popolazione intera, e che nonostante questo vanno a letto col cuore in pace, perché non ci sono aggettivi per definirle. Io mi appello solamente a chi sa e non parla. Abbiate il coraggio di denunciare perché anche voi non siete incolumi, ci stanno avvelenando tutti e noi di Attenti a quei due, noi di Extra TV, noi abitanti di Frosinone, noi ciociari, noi abitanti della Valle del Sacco vogliamo avere innanzitutto la possibilità di continuare a vivere e poi avere la possibilità di portare i nostri figli allo stadio e vogliamo che per i figli dei nostri figli ci sia la stessa possibilità. Grazie.
Andrea, grazie, grazie a te. E chiudiamo questa puntata. Guarda, posso dire una cosa velocissima? Ieri sera vedevo in una televisione, non so, una delle tante, un film di 007, Moonraker, in cui c'era il cattivo che spediva da una stazione spaziale delle bolle con del gas nervino per ammazzare la popolazione della Terra. Cioè, insomma, anni 70, no? Si facevano c'erano queste immaginazioni di catastrofi. Cioè, oggi succede veramente su questo territorio. Io non riesco a capire del perché non ci si metta le mani seriamente su questi problemi. Cioè, non è più fiction televisiva o cinematografica. No, il tema è serio, il tema merita un approccio diverso nostro rispetto all'ambiente in cui viviamo e ai nostri sistemi produttivi, ai controlli. Cioè, è un discorso ampissimo e faremo una puntata apposta qui a Extra TV su questo tema. Sì, ma io un'altra cosa non riesco a capire. Come non si riescano ad individuare. Vabbè, ma non si vuole. Semplicemente smettiamo di essere ipocriti, non si vuole. Perché è tanto tutto troppo molto difficile. Sì. E basta. Insomma, ci sarebbe tanto da dire sul registro dei tumori che ci permette di individuare esattamente qual è la patologia che si sviluppa di più, di meno, l'incidenza. Mi raccontavano che in Piemonte, e qua chiudiamo. Avendoci il registro dei tumori, è stato individuato un tumore che si è ripetuto in una zona molto ristretta di un territorio. Alla fine della storia, queste erano tutte persone che lavoravano in una stessa azienda, ma che lavoravano in uno stesso reparto, e la tossina veniva fuori da questo reparto qui. Quindi il registro tumori non ci dice che se moriamo di più o di meno, ci dice in particolare di quante sono le morti di questo tipo di tumore, di quest'altro tipo di tumore e dove stanno. Questo, il registro dei tumori, qua bisogna fare le campagne per ottenerlo, sarebbe una cosa normale avercelo, e quindi ogni cavillo viene trovato per fermare o non fermare questa roba qui. Ma ripeto, ne parleremo in una puntata specifica qui di Extra TV più avanti sicuramente. Io che faccio questo programma di intrattenimento e sportivo vi devo ringraziare intanto, ringrazio Fabio Gerli per essere stato qui tra noi. E grazie a voi. Amedeo, sempre prezioso con le sue analisi. Grazie. Elisa, ci dividiamo il microfono. Sì, mi ha rubato il microfono per tutta la trasmissione, adesso sarei costretto a rinvitarmi di nuovo. Stai tranquilla, grazie a Paolo Sellari, tante grazie, Andrea Santacaterina Siluerie, grazie. Non andate via perché adesso c'è una cosa interessante che hanno fatto i ragazzi di Garra e Fantasia proprio su Fabio Quagliarella, doppietta domenica scorsa, il più grande bomber in attività in questo momento, tante storie e tante vicende, e lo faranno da par loro, come sanno soltanto fare loro. Un grazie anche ai ragazzi della pagina di Storia del Frosinone che hanno dato qualche spunto a Paolo, e noi ci vediamo alle 21.10 nella replica sui social, e ci vediamo martedì prossimo sempre alle 19.10. Ciao, buonasera.